Mettiamoci comodi. Bene, ciao a tutti. Che sono tutte queste cose che tengo, vabbè. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Mi chiamo Gemma Cocca e oggi vi farò un video un po' diverso dal solito. Sostanzialmente andrò a sviscerare un po' di slang napoletano, perché ormai io abito a Napoli da ben 10 anni, ma all'inizio non è stato facilissimo comprendere tutti i modi di dire che qua vengono usati ovviamente quotidianamente e letteralmente non hanno lo stesso significato in tutta Italia. Quindi vi racconterò le meravigliose figure che ho fatto all'inizio e facendovi anche una traduzione, insomma, cosa significano, cosa vogliono dire i napoletani quando usano questo tipo di terminologia. Ma prima, se siete nuovi, benvenuti, e se ancora non l'avete fatto, fate clic sul pulsante qua sotto con scritto iscriviti per restare connessi con me e con il mio mondo, e se fate clic anche sulla campanellina vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Quindi, che bello questo video leggero, finalmente! Allora, per chi non lo sapesse, io ho fatto vari giri nella mia vita di case, di scuole, quindi quel video ve lo metto qua che ve ne ho già parlato, però sostanzialmente sono stata quasi sempre, nel nord Italia. Io sono marchigiana, poi ho fatto vari trasferimenti sempre al nord, per poi avere l'ultima città prima di trasferirmi a Napoli, che era Bolzano. Ok, quindi ho vissuto gli ultimi 3 anni, sì, 3 anni a Bolzano e poi mi sono trasferita a Napoli. Ora, una ragazzina bionda di 15 anni che parlava tutto bolzanino, che no, cioè, vederla trapiantata a Napoli, no, è stato divertente. Io il napoletano già lo comprendevo perché comunque c'ho buona parte della mia famiglia di qui, ma non soltanto per questo, perché comunque io durante le feste di Natale, in estate, venivo spesso qua a casa di mia nonna, proprio qui, e quindi già lo comprendevo ovviamente abbastanza bene, però a parlarlo ancora oggi ci sono difficoltà. Però fatto sta che ci sono stati questi modi di dire che in realtà sono comodi. Io appena li ho afferrati, li ho capiti, cioè li uso, li insegno ai miei amici del nord o delle Marche, perché sono veramente comodi. Però mi rendo conto che se qualcuno non li sa e nessuno glieli spiega, può essere complicato comprendersi proprio. Quindi direi di partire subito dal primo. Il primo è bellissimo perché mi sono accorta che fosse una cosa tipicamente napoletana quando questo inverno ero a Igea Marina, stavamo facendo la passeggiata mattutina col gruppo igienista con mio padre e stavamo passando davanti a un macchinone bello grosso, che bello, a me piacciono i macchinoni grossi, e uno dei signori con cui stavo passeggiando dice però deve essere difficile posteggiare con questa. E mi vado a fare tutto il ragionamento nella mia testa, dico, dici che è difficile perché forse alle ragazze può non piacere questo tipo di macchina. Ecco perché ho fatto questo ragionamento, perché posteggiare qui significa sostanzialmente provarci con una ragazza, se vogliamo, insomma, e rimorchiare potrebbe essere un sinonimo di posteggiare, e invece lui ovviamente intendeva semplicemente parcheggiarla, essendo così grande poteva essere complicato parcheggiarla, e invece io mi sono andata a fare tutto questo. E questo è il primo termine. Passiamo al secondo. Il secondo ho fatto le meglio figure. Allora, ogni regione c'ha il suo modo di dire per questa particolare azione. La conosciamo tutti nel gergo comune come baciarsi, limonare, pomiciare. I napoletani dicono uscire. Cioè, vi rendete conto della quantità di incomprensioni che girano intorno a questa cosa? Perché io mi ricordo una volta che ero in classe al liceo e questa mia amica mi disse questa frase e io rimasi: sai che una volta sono uscita con un ragazzo a casa mia? E io: in che senso? Cioè, e vabbè, ci siamo stati un po' di tempo per capire che i napoletani intendono uscire per limonare, pomiciare, e questa cosa crea un sacco di confusione, perché invece
in altri posti, ora non mi ricordo dove, appunto perché ho vissuto in tanti luoghi, tipo farsi anche, cioè tipo mi sono fatto quello, mi sono fatta quella, per alcune persone si intende andare a letto, e infatti qua lo intendono come andare a letto, invece su si usava per limonare. E una volta una persona mi aveva detto pure che me l'ha data, e non mi ricordo in quale regione, però me l'ha data, la intendevano come me l'ha data la lingua, e quindi anche lì limonare. E qui anche è stato divertente perché, capito? Cioè, tipo, se un'amica dice ieri sono uscita con un ragazzo, devi sempre dire ma uscita, oppure se dice sono uscita con uno che tu conosci, dici ma in che senso uscita? Cioè, ogni volta bisogna chiarire in che senso ci si è usciti. No, che ho appena pensato che comunque io vivo qui da tanti anni e mi piacerebbe, magari, fatemi sapere se vi può interessare, fare una guida per turisti o per persone che si devono trasferire a Napoli, con le cose che io ho imparato col tempo, con la fatica e con gli errori, che però mi sarebbero stato molto comode averle sapute prima. Quindi passiamo alla terza parola, a modo di dire. Apparare. Apparare è un modo di dire che mi piace tantissimo. Questo l'ho imparato molto molto facilmente, perché apparare può essere sinonimo di sistemare. Mi do una sistemata, mi apparo un attimo, quindi anche truccarmi, vestirmi meglio, mi apparo un attimo. Oppure procurare anche può significare anche il sinonimo di procurare, tipo devo apparare un po' di una determinata cosa, e quindi anche lì procurarsi, prendersi. Però mi piace tantissimo come modo di dire, cioè lo uso veramente tanto, mi devo apparare un attimo, non sto apparata, bello. E poi abbiamo uno dei miei preferiti, che è appendere. Appendere qui si intende lasciarsi, oppure dare buca, dare il palo, appendersi in quel senso, tipo ti stai ancora sentendo con Pietro? No, mi ha appeso, oppure no, l'ho appeso, cioè tipo appeso al chiodo ed è finita. E pure questo mi piaceva tantissimo, mi piace un sacco come modo di dire, ma si dice non soltanto all'interno di relazioni, tipo ma quindi sei andata al cinema stasera? No, perché la mia amica mi ha appesa. Oppure dai, ci vediamo stasera, non mi appendere. E anche appunto in questo modo si usa. E quindi passiamo ora al quinto modo di dire, che è appiccicare. Appiccicarsi. Questo mi sono resa conto che non era una parola normalmente utilizzata in questo modo in italiano, quando me l'ha fatto notare una mia amica, perché i napoletani intendono appiccicarsi come avere un litigio, cioè mi sono appiccicata con mia sorella, vuol dire che ci ho litigato, ed è assolutamente controintuitivo, perché appiccicare in italiano vuol dire quello che i napoletani intendono come azzeccare. Infatti azzeccare è, loro usano azzeccare invece di appiccicare, perché appiccicarsi vuol dire litigare. E poi abbiamo l'ultima parola di questa lista, ma ce ne sono veramente tantissime altre, che è intagliare, che ancora io questa la dico un po' con un accento nordico, non lo so dire, alla napoletana. E intagliarsi, che è una cosa che fanno tantissimo i napoletani, io non la sopporto, che è sostanzialmente perdere tempo, quando ad esempio fatti realmente accaduti, quando sei a un corso di qualcosa, il corso è finito, dobbiamo andare tutti via, però siamo in quel mi metto la giacca ma non sto uscendo, ti sto salutando, ti sto dicendo ok ci vediamo domani, vado, però non sto realmente andando via. Ecco, lì ci si intaglia tantissimo, cioè ci si impantana, non so, questo ora non mi viene al momento il sinonimo, ci si scrivetemelo nei commenti, però sostanzialmente sì, è perdere tempo quando stai lì e c'è stato un po' di intagliamento. Quel non si fa né una cosa né l'altra. Quindi, poi per ultima, anche se non era nella mia lista, però ho notato che le persone fanno un po' di fatica a trovare una traduzione per questa parola, ed è la cazzimma. La cazzimma, sostanzialmente, per come io l'ho vissuta e per come la traduco io, l'ho vissuta, per come io l'ho notata, l'ho percepita e per come la posso tradurre, è una cattiveria ironica. Questa per me è la cazzimma, cioè quando uno dice quel professore te è una cazzimma, è cazzimmoso, vuol dire che è cattivo, però non è solo cattivo, è cattivo un po' sadico, un po' che si diverte, un po' ironico, ecco, questa per me è la cazzimma. Per non parlare di, che sono assolutamente sbagliatissimi in italiano, ma come sono comodi, cioè dovrebbero esistere, io dico che dovrebbero esistere, tipo scendere il cane. Alcuni mi fanno schiattare, tipo devo cagare il cane.
Devo pisciare il cane, no? Mi piace tantissimo. Oppure scendo la spazzatura, queste cose bellissime. Oppure quella persona è studiata, per dire che ha studiato e che ha una laurea, un diploma in mano, è studiata. Cioè, mi piacciono come modi di dire, hanno il loro fascino, secondo me. Quindi sono queste le parole che avevo trovato e che mi andava di condividere con voi. Se ci sono persone non di Napoli o comunque non campane che si sono trasferite, ora non so neanche se questi modi di dire si dicano in tutta la Campania o solo a Napoli. Comunque fatemi sapere nei commenti, in tutti i casi sarei veramente curiosa di sapere anche altri modi di dire in cui magari vi siete trovati un po' in difficoltà. E quindi spero che questo video un po' diverso vi sia piaciuto. Io mi diverto un sacco ogni volta, sono proprio affascinata dai modi di dire di ogni posto. Quindi richiudo, questo era il video sullo slang napoletano, spero che questo video vi sia piaciuto e quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!